sono secondo me annunci politici che servono più a portare eventuale consenso che non ad aiutare i vacanzieri impoveriti dal Covid. Speravamo di avere un importo maggiore da apportare come credito d'imposta, come vedete sono 2.600 euro e spiccioli. Il bonus vacanze, sulla carta un'idea per il rilancio, ma nella realtà un flop. Dei 2 miliardi e 4 stanziati dal governo per risollevare il turismo, effettivamente solo l'8% è stato speso. Di fatto una famiglia su tre ha usufruito del bonus vacanze. A raccontarci la cronaca di un fallimento di fine estate, in attesa della scadenza al 31 dicembre, sono stati gli addetti ai lavori di una città che di turismo vive, Firenze. Telefonate abbastanza, ma poi conclusioni non molte, diciamo che comunque in tutta l'estate per ora ne ho accettato uno. Una per luglio, la prossima sarà per l'ultimo dell'anno, non abbiamo altre nel frattempo. Il bonus vacanze si è arenato fra la macchinosa burocrazia digitale e l'assenza di un riscontro economico immediato. Siamo tutti pieni quest'anno di crediti d'imposta, ma ci manca il fatturato. Credo che se fosse stata una cosa più immediata sarebbe stato un'agevolazione. In questo caso è diventato quasi più un deterrente che altro. Noi abbiamo fatto l'accantonamento, il tesoretto, e poi vediamo come ce lo spendiamo. Sarà lì da verificare come funzionerà. Ancora per me è tutto da scoprire. Quali allora le alternative per sostenere il turismo? Se fossi legislatore punterei il fuoco più sul settore degli imprenditori. Non credo sia il momento adesso di viaggiare per tutto quello che sta succedendo. Servirebbe sapere il più possibile puntualmente che cosa si deve fare per poter gestire i costi, cioè la forza lavoro in essenza di fatturato.